130 organizzazioni in Piemonte, 1500 soci singoli, 35 presidi, 7 coordinamenti. Io credo che una gestione che prima di tutto abbia al centro i diritti degli uomini, quindi il fatto che un uomo migrante ha gli stessi diritti degli altri, sia un elemento essenziale. La serie di cose che Stato e enti locali devono fare per garantire questo deve portarci da un lato a garantire i diritti civili essenziali, il diritto di cittadinanza dopo un periodo di permanenza, il diritto di voto, il diritto di dare, se lo si desidera, la cittadinanza ai propri figli nati in Italia o che hanno studiato in Italia. Legge migratoria severa non può bozzare contro la violazione dei diritti, perché altrimenti questo significa che tutti noi valiamo di meno, perché il valore di una società è quello della più misera delle sue persone, quindi valiamo molto poco in questo momento in Italia come paese. Il reato di clandestinità non serve per mandare in galera i clandestini o per, diciamo, colpire loro. Serve per dare un segnale. Chi è in regola può stare sul nostro territorio, chi non è in regola non può stare sul nostro territorio. Nell'interesse di tutti, negli interessi anche di questi clandestini, che vengono tenuti qui in condizione di clandestinità proprio perché li si vuole sfruttare. E un uomo non deve avere dei diritti di serie B, o ha diritti di serie A essendo in regola, o invece non è in regola e quindi deve ritornare a casa. Il reato di clandestinità infatti non prevede il carcere, ma prevede esclusivamente la espulsione. E quando si parla di immigrazione, anche qui c'è tanta ipocrisia, perché non si affronta il problema alla radice. Non è dicendo che tutti possono venire da noi, anche quelli che oggettivamente non siamo in grado di accogliere, che si risolve il problema. Anche perché la politica dell'immigrazione a tutti i costi non ha migliorato le condizioni dei paesi cosiddetti che allora erano in via di sviluppo, oggi sono paesi dove c'è la fame. È stata una politica sbagliata. La politica giusta è la politica degli aiuti a casa loro. Do quindi lettura soltanto di alcune righe di questo documento che è stato condiviso nel coordinamento regionale di Libera Piemonte del 27 di febbraio. Le risposte raccolte dai due schieramenti si sono divaricate senz'altro sugli ultimi tre punti. Quelli legati ai migranti, politiche sanitarie, ronde, reato di clandestinità. C'è un bivio di fronte al quale i due schieramenti che si confrontano per il governo della regione prendono strade diverse. La funzione della legalità. Per lo schieramento del leghista onorevole Cota pare che la funzione della legalità stia nel marcare in maniera perentoria il confine tra i padroni di casa e gli altri. Ma una legalità così intesa diviene trincea per la salvaguardia del benessere dei primi, mentre diventa incombente minaccia per i secondi. Noi siamo quelli che intendono la legalità come strumento di liberazione dai branchi, dai clan e dalle clientele, perché veicolo di affermazione di diritti esigibili.
che stanno in capo ad ogni essere umano e poi ad ogni cittadino. Noi staremo sempre a presidio di questo bivio e faremo ciò che potremo affinché la nostra regione non imbocchi questa strada nefasta, ma continui a percepirsi all'interno di quella famiglia umana evocata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.